Se facciamo un sistema tra categorie agricole, tra naturalmente politica e chi deve decidere, i nostri parlamentari in primis, penso sia importante, perché avere dei piani di gestione da fare un'osservatica ormai è indispensabile. Abbiamo fauna che prima era protetta, che invece ha numeri esponenziali. Uno su tutti, il lupo, che sta seminando il panico sulle nostre montagne, arrivando sempre più vicino, la cronaca parla, ai centri abitati. Ricorderete il predatore che si aggira in pieno centro ad Asiago o i tanti capi sbranati a poca distanza dalle case. Diventa necessaria la gestione della fauna selvatica, una richiesta che arriva dalla CIA regionale. È finito il tempo delle chiacchiere, dichiara il presidente della CIA del Veneto Passarini. Fare ambientalismo significa passare da un concetto di pura protezione a passare a un concetto di gestione. Nella gestione sono tutta una serie di dinamiche da mettere in campo, di strumenti da adottare, ivi compreso, qualora poi tutte le altre non fossero sufficienti, anche quella che è la selezione, l'abbattimento selettivo fatto in maniera però scientifica, studiata in collaborazione con l'istituzione su un tavolo di competenza e su un tavolo in cui si ragioni per una coesistenza tra quella che è la società agricola, civile e la fauna selvatica. Lo stesso assessore Giuseppe Pane esige un censimento della fauna selvatica. Significa diminuirne i numeri quando questi numeri diventano troppo importanti, diminuire anche i danni in agricoltura e allo stesso tempo anche diminuire la pressione dei cittadini.